Eccoci qua, ragazzi. Shadow of the Erdtree. Primo avvio, espansione, DLC unico. Non ci saranno più altri DLC per Elden Ring. È il Day One, siamo il 21 giugno. Partiamo, vediamo com'è questo DLC. Sono molto curioso. Purtroppo ho un po' paura per le prestazioni, dicono che ci sia un po' di stutter in questa versione PC. Speriamo bene. Continueremo la nostra partita con uno dei miei personaggi più alti, che stava a fare Malenia, ma non l'aveva fatta. Questo è il primo avvio del DLC e ci dà subito l'anello di Michella. Questo perché... non so, era un bonus, evidentemente. Ce lo mettiamo, non sa mai che sarà utile. L'anello di Michella. Vediamolo. Te faccio un culo così, forse questo vuol dire il gioco. Comunque, andiamo da dove si parte col DLC, ovvero dal bozzolo di Michella. Nel mausoleo, il bozzolo dell'Empiro, mausoleo di Monk. Ok, vediamo cosa diavolo succede una volta che c'è un NPC. Ok, ah, giusto per capirci, cercherò di usare più cose possibili del DLC, quindi le voglio cambiare subito, armi, spell, tutto quanto. Per adesso iniziamo in questo stato. Siamo a livello 153, abbiamo 60 di intelligenza e 25 di fede. Non è una build super, diciamo così, tryharder, anche se ho un'arma molto forte, ma è stata nerfata. Nell'ultima patch è stata nerfata quest'arma, è lo spadone della luna. Quindi sì, siamo forti certamente, ma non abbiamo manco tutti i talismani più sbroccati possibili. È ok, abbastanza forte comunque. Però appunto vedremo immediatamente di usare le cose nuove del DLC una volta entrati. Va bene. Immagino che questo NPC non esista se uno non ha il DLC. Ah, were you guided here by kindly Mikula? I am Leta. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Ok, quindi lei si chiama Leda e insomma, altri compagni ci attendono per seguire le orme di Michela nel reame delle ombre. Come now, touch the withered arm and travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. Tocchiamo il Come now, braccio, touch the avvizzito. withered arm and travel to the realm of shadow. Sì. Tocchiamo. Go. Vediamo che succede. Ok. Mi aspettavo una cutscene, invece niente. Stupore momento. Capisco. Quindi questo è l'albero delle ombre, con i veli di Marika sopra, che sono identici a quei veli che ci sono nella stanza di Marika. E in teoria Marika ha creato questo realm delle ombre per nascondere cose, teoricamente. Quello che ho potuto capire io. Wow.
l'effetto iniziale è molto simile a quello dell'uscita da Sepolcride, chiaramente magari non lo stesso effetto wow, perché comunque un DLC espansione non è un gioco nuovo, però wow, già ci fa venire l'acquolina in bocca, andare lì o andare là, andare su, andare giù, va bene. Abbiamo torrent ovviamente, in realtà c'era la grazia qua subito. Sediamoci, magari c'è qualcosa. Benedizione del regno dell'ombra. Benedizione dell'albero dell'ombra, benedizione dei ceneri spiriti venerate, dello spirito venerate. Questi sono i due buff che si possono trovare, insomma, in questo nuovo reame. Ci alzano danni e resistenza a noi e anche agli spiriti. Però valgono solo per questo reame delle ombre. Ok. Non ho rune, vabbè. E adesso noi andiamo dove ci pare, no? Come sempre, in Elden Ring. Molto più oscuro il tutto. Chissà se il primo nemico che incontriamo ci squarta. Speriamo di no. Cos'è questo rumore? Frame rate basso. Sto a 40 frame. What the fuck? Mai persi frame nel gioco? C'è una 40-70. Va bene, togliamo il ray tracing. Andiamo così. Siamo tornati a 60 frame, ok. Ray tracing, ciao. Evidentemente questa versione del mondo, questo DLC, è un pochino più pesante o meno ottimizzato. Però ok. Non mi sta stutterando in realtà. Quindi va bene. La mappa? Ok, dobbiamo trovare la mappa, quindi questo è il nostro primo obiettivo in realtà. Avere una mappa. Wow. È un drago? È una penisola con ciambella? Ok, queste sembrano delle bare giganti, va bene, c'è tutta una parte sotto, saremo molto cauti ed esplorativi all'inizio. Zero nemici. Zero nemici. Qua abbiamo qualcosa. Scheggia di vetro. Piroinsetto nero. Ah, nell'ultima patch hanno inserito una tab per le cose nuove. Però la dovete attivare dai menu. E quindi adesso è più facile leggere le cose nuove. Piroinsetto nero. Credo sia nuovo come oggetto. Vola nelle terre dilaniate della guerra e arsa dalla fiamma di Mesmer. Brucia emettendo sottili lingue di fuoco nero. Materiale per la creazione. Ok. Andiamo a prenderci la mappa prima. Preferisco sempre avere una visione, insomma, più completa. Questi sono i primi NPC. Che danni faranno questi? Ho paura. Ah. Fanno i loro danni, eh?
per essere delle cose inutili. Anche lì ci sono dei veli sopra. Qua c'è la mappa. Piana dei sepolcri. Una tetra landa ricoperta di sepolcri spiritici. La torre spiraleggiante degli araldi del corno si erge a nord-est, mentre l'intera regione è deturpata dalle stratificazioni ferite dalla guerra. Ok. Corni uguale presagi. Ok, c'è roba qui. Va bene. Sono curioso di andare qui. Ovviamente andiamo qua davanti prima. Attenzione. Tutti ridotti in cenere. Arsi. Date le fiamme da Mesmer e la sua cricca. Cosa abbiamo fatto per meritare un simile destino? Abbiamo solo vissuto le nostre vite senza far male a nessuno. Scheletro. Questi pregano. Rovine Ars. Frutto di rada. Questi pregano. Cosa pregano? Il suo aspro sapore lo rende non tanto buono per gli umani. Faccio un oggettino. Chi pregano? Vaso inclinato grande. Essenziale per la creazione di oggetti vasi inclinati grandi. Materiali per magie sigillati al suo interno manifestano i propri effetti al momento del lancio. Sono prodotti da sommi potentati del villaggio di Bonny, che li conservano in una prigione ghiacciata. Sarà mica la ciambella che avevo visto prima. Tombe con corni. Tombe con corni. Sono molti corni. Beh, il gioco è molto gentile, ti fa iniziare qua dove sono questi sfigati. C'è qualche stutter comunque, ogni tanto. Ricettario del sommo potentato. Vaso incendiario grande. Ah, ok, quindi nel DLC abbiamo i vasi grandi. Onestamente i vasi mai usati nel gioco base, no? Però. Fungo. Nodo di resina. Peccato che in Elden Ring tutta la parte crafting è stata quasi inutile sempre. Utile nella realizzazione di stregonerie. Addirittura. Beh, come si sale da qua? Ok. Stutter. Ah, i lupi. Ma no, certo. Amici lupi. Ok, di qua c'è roba. Runa del Regno delle Ombre 2. Chissà quante
Quante rune danno queste rune? 10.000. Residui dorati della grazia concessa ai caduti nel regno delle ombre. L'albero ombra è il riflesso oscuro dell'albero madre. Non per nulla la grazia risplende così luminosa. Ok. Fondamentale. Quindi siamo nel riflesso dell'albero madre. Siamo l'ombra dell'albero madre. Ok. Cominciate a rompere il cazzo. Vabbè, non tanto. Per adesso i vasi importantissimi. Il bello è che io mi sono portato un'evocazione, non la lacrima riflessa, che non useremo, credo, molto. Il fantoccio del vasaio, secondo me, è perfettamente in linea con il posto. Oh. Bella terrazzina. Questo albero ombra sanguina grazia. Vediamo cosa c'è qua, ragazzi. Sarà chiusa? Non è chiusa. Oggetto. Lama della pietà. Pugnale sottile insanguinato. Appare ormai inutilizzabile. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Gli araldi del corno lo usavano per porre fine alle sofferenze dei compatrioti. Dopo aver spezzato innumerevoli vite, questo pugnale è ormai inservibile. Ma l'acquisto... ma ha acquisito un'aura spettrale. È un talismano, allora. Sì. Aumenta la potenza d'attacco dopo ogni colpo critico. Ok. Tutto qua. Ho esplorato con una pacatezza incredibile. No. Ce la faremo? No. Va bene. C'è un sottopassaggio. Bene, ok. E dove cazzo era passato? Da qua fuori. No? Ero salito. Ah, da qua. Sotto. Così. Piro insetto nero, va bene. Forse non c'è nient'altro.
andiamo in questo villaggetto. Questo comincia a essere pericoloso. Ok, one shotato. I miei 1400 danni comunque li faccio. Di Weapon Art. Lì c'è roba. Statue di uccelli pietrificati. Pietra la forgiatura 4. Perché lo so che menano comunque qua, eh. Pensate che... Menano, a se menano. Una boss fight. Così, mausoleo ignoto. Con nebbia. Va bene. Nell'ignoranza noi ci baffiamo. È veramente una boss fight. Così, a buffo. Bene, non mi sono abbaffato l'arma. Complimenti. Ammazza che ammazza. Un trishot. Porca puttana. Sicura, figlio di puttana. Madonna, ragazzi, ma fa 1000 danni praticamente quasi. Io potevo usarla una runa maggiore. Sicura ancora? No, si è buffato l'arma. Allora, è facile, non è che sia complesso. Il problema è che picchia fortissimo.
C'ho pochissima sempre. Aia. Finte le cure. Ok, molta calma, l'abbiamo fatto. Madonna, ragazzi, farà almeno 700 danni a colpo. Comunque, 70.000 rune. Picchia! Intero set della solitudine e spadone della solitudine. Ok, ce l'avevano detto comunque che c'è più densità di loot. Mausoleo ignoto occidentale, ok. Si dice che nei mausolei ignoti del Regno dell'Ombra sia possibile trovare degli spiriti guerrieri che hanno perduto il loro nome o anche il loro cuore. È una figata questa tab nuova, anche perché ci permette di leggere le cose senza non dover ogni volta switchare tab, no? Minchia, un quality of life incredibile dopo 2 anni. Lo spadone brandito dai cavalieri della galera solitaria. Tramite un rituale segreto rinunciavano ai loro cuori in cambio di accrescere le loro capacità di battaglia. Fendente della luna solitaria. 27 di forza. B, forza. Andiamo qua. Ok. Vabbè. Ah, ok, quello che faceva lui. Ah, è un proiettile pure. Minchia, è forte. Interessante. Però è ovviamente una build forza. Una build forza, va bene. GG. Prima boss fight. Era facilissima, eh? Solo che faceva un danno imbarazzante. Non c'era una... una grazia, però. No. Il villaggetto mi sa che sta sopra. Sento cane. Ignoreremo il cane. Ignoreremo anche l'uccello. Più uccelli. Boss che cammina. E lasceremo lì per adesso. Ok, non c'è un cazzo qua, solo tombe. Ah, attenzione, attenzione. Attenzione. Questo è nuovo. Ah, c'è la tipa. Comunque bello, eh? Esteticamente potete dire niente. Oggettino. Benedizione dell'albero ombra. I frammenti dell'albero ombra sono disseminati nel regno dell'ombra. Consumali nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione dell'ombra. Va bene, cosa che in realtà sapevamo già. Ok. E questa? Tocca croce. Parole incise si fondono. Qui abbandono il primo brandello del mio corpo. E Michela, ovviamente. Ah. Lady Leda spoke of you. You're that tarnished. Guided here by kindly Michela. Won't we all? I am Freya. I once fought alongside General Radahn. In battle, you can be sure I'll hold my own. Lei combatteva con Radahn. E viva eroe. Another thing. Did you speak to our dour little friend? If you've yet to do so, have him give you a map of the cross's whereabouts. You'll find more of them dotted about these lands.
They are Mikala the Kind's footprints. Ah, c'è una mappa anche di questi potenziamenti? Mamma mia, From Software, quanto sei buona è diventata. If you've yet to do so, be sure to have our dour little il nostro burbero amico. Assuming you intend to trace Kind Mikala's path. If you've yet to do so, be sure to have our assuming you intend to trace Kind Mikala. Ok. Noi ci potenzieremo senza pietà, ovviamente. Quindi la useremo subito la sciarpa. Benedizione dell'albero ombra. Consuma i frammenti dell'albero ombra per rafforzare la tua benedizione. La benedizione dell'albero ombra rafforza le capacità offensive e difensive di chi la possiede, ma non ha effetto al di fuori dell'albero ombra. Usare un frammento. Minchia, un'animazione potevate farla. Ma viene evidenziata da qualche parte questa cosa? Sì, perché abbiamo tutto giallo adesso. E lì sotto il livello c'è scritto benedizione 1 e ceneri venerate 0, ok? Quindi siamo un po' più forti. Quanto più forti? Non si sa. Dovrebbe essere comunque un 4-5% in teoria. Niente, continuiamo. Ero curioso di andare in quel villaggio, anche perché sembra esattamente dove vogliono che noi andiamo a livello di design, tra l'altro. Questi qua, va bene, inutili. Bello, 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 bello. Colonna della vite. Esploriamo un attimino la parte laterale qui. Fungo bianco carnoso. Niente. Questi pregano. A chi pregano? Un altro buffo? Ok. Parole incise si fondono. Qui abbandono un brandello al mio corpo. Ok, sempre lì. Frammento albero ombra. Ci si baffa velocemente. You must be the Tarnished. I am Ansbach. Ansbach. Formerly in service to Lord Moak. Ah. But now, like you, another soul guided by kindly Mikala. I'm hardly the steady hand I once was. My fighting days are far behind me, which is why I have chosen to dedicate myself to investigation, to discern tender Mikala's ultimate purpose. I'd rather not volunteer service to a new master. Unless I know that I can be of use. May I request a service of you? 6 crosses identical to this one have been discovered in these lands. They are akin to tender Mikala's footprints, or gravestones, which mark what he's left behind. If you discover any more crosses, be certain to tell me. I presume you, too, are keen to know just what kind Mikala is doing here. Ok, quindi non solo ci conviene perché ci potenziano questi resti di Mikala, ma ci servono anche per la sua quest e per cercare la verità. Kind Mikala sarà così kind? Sarà così gentile? I presume you too are keen to know. I presume you. Sì, sì, vogliamo sapere la verità. E questo? Per prima cosa cane. Hello there. Together we work together for Mikala the Kind. Many things we have found. È un vendor. Cosa vendi, vendor? Rune, 7 runiche.
Va bene, i fegati, i piroinsetti, funghi, nodo di resina. Va bene. Frecce. Messaggio contenente brevi informazioni. Contiene informazioni relative alle fonti spiritiche sigillate. Ulteriori dettagli sono a disposizione di chi sa, di chi sia disposto a pagare. Vabbè. Ci pigliamo le saette. Che sì. Goodbye. Many things we have found. Parla con Moore. I like finding things for you, Lady Leda, her allies, and the forager brute. Things bring joy to all. I like finding things for you. Things. Ok. Magari ci saranno più oggetti man mano. Goodbye. Chi lo sa. Bye bye. Allora vediamo sta roba. È tipo un suggerimento, no? C'erano anche nel gioco base. Se ti imbatti in una fonte spiritica sigillata, cerca nei dintorni delle pietre accatastate. Facendole cadere, spezzerai il sigillo. È la soluzione per qualche enigma per entrare dentro. Quindi cerca delle pietre accatastate e distruggi il cumulo. Vabbè. Nel frattempo ci spariamo la... Eccoci qua. A posto. Avanziamo. Sembra quasi un dungeon di quelli là maggiori. Subito. In mezzo al contenuto grosso. Visione di forte. Cavaliere. Per il potere di Grayskull andiamo. C'è del sangue. C'è uno scorpione. Io già mi caco sotto. Vabbè, sta scherzando. C'è già ero spaventatissimo. Vabbè. Un baffettino ce lo facciamo. Altri scorpioni di merda. Vabbè. Pensavo peggio. Non ci siamo baffati però la seconda volta. Con quello di Michela. Benedizione delle cene e dello spirito. Va bene, ok. È la stessa cosa però. Dello spirito. Bello questa testa di corna. Ci sono molti riferimenti ai presagi in questa prima parte. Runa del regno dell'ombra 1. L'albero ombra è il riflesso dell'ombra. Vabbè, la stessa descrizione. Vabbè. Va bene, ragazzi. Io pensavo peggio. L'inizio del DLC è abbastanza tranquillo, tutto sommato. Certamente picchiano. Pensavo peggio. Ma
Ma ci bafferemo lo stesso indegnamente. Non me ne frega niente. Salve. Ok. Pietra di forgiatura funerea 3. Fegato essiccato, va bene. Saliamo. Eccoci. Ma mi sta durando di meno il buff dell'arma rispetto a come era prima? O sbaglio? Leoni con corna. Hanno tutti le corna. Belurat, insediamento della torre. C'è una grazia. Ci sediamo. Ci potenziamo. Uso due frammenti. Non ho abbastanza frammenti. Questo potenzia torrent e le ceneri. Va bene. Quindi adesso ce ne vogliono due comunque. Vabbè, per fare il livello 2. Hello. Boli. Non si apre da questo lato. Niente parete invisibile. Va bene. Okay. Porta. Va bene. Vediamo cosa c'è di qua. Tutti pregano. Tu ce l'hai a capire. È pieno di drappi. Ma è marcescenza? Non si capisce. In realtà no, sembra veleno più che altro. È veleno? Non è veleno. Non dà status. Okay. È molto tranquillo, ragazzi, per adesso. Pensavo molto più incazzato. Beh, ovviamente non siamo arrivati a nessuna boss fight significativa. Ci sarà tempo di bestemmiare. Sti. Pacifico inizio. Si va sotto. Ok. Cerchiamo di ricordarcelo. C'è una porta che non abbiamo aperto.
Albero madre. Non credo. Sono molto passivi tutti questi spiriti. Grasso di Mesmer. Si applica l'armamento, ingenti danni di fuoco. Sebbene il fuoco fosse un simbolo della crociata, ne facevano uso anche i soldati semplici di Mesmer. Ci sono quelli che pregano e quelli che soffrono. Ehi là! Da dove cazzo era questa spera? Scusami. Comunque i danni volano. Chi cazzo... Chi cazzo è castato? Bro. Oh, figlio di puttana. Da sopra. Fatto bene usare un'arma molto forte per iniziare il DLC. Sono tutti super passivi. Ci sarà un motivo. Corno tenero argentato. Vecchia valuta usata dagli araldi del corno stratificato. Corna ritorte di argento. Vecchia valuta usata dagli araldi del corno stratificato. Corna ritorte in argento. Incrementa brevemente la scoperta di oggetti. Può essere venduta ad alto prezzo. È tutto sulle corna. È un DLC sui presagi? Ci sediamo. Vorrei arrivare a una boss fight per la fine del video. Chiuso a chiave. Ok. C'è una croce. Potremmo essere vicini a una boss fight. Guarda un po'. Se mi devo incastrare. Cornicchia. Ah, siamo sopra la cascata di schifo. Tornerei indietro quasi quasi. Per vedere le fogne, cioè quella scala che andava giù. Bello intricato, eh? Sì, domani mi fai l'agguato.
È un casino. Pieno di roba, ragazzi. C'è un sacco di stradine. Legaccio. Ah, vabbè. Oh. Chiave del magazzino. Forse la chiave di quella porta di prima. Andiamo a vedere. Torniamo indietro. Andiamo al magazzino. Se mi ricordo. Siete un cazzo. Era qua. Cristo, non mi ricordo. Era... no, era sopra. Era sul ponte, forse. Esatto. Yes. Chiansima. Hello. Testa di leone, corna. Probabile testa. È una leggidità? Minchia, devastata. Another of Mesmer's peons, Missix. Tell me, does thy kind never weary grow? How do these old bones fascinate thee yet? Our lands were by thy kind set aflame. Our tower by thy kind. Veiled in shadow, thou camest, robbing us of all, spoiling all. Have ye not basked in these deeds long enough? Listen, progeny of the wanton's trumpet. For thy sins thou shalt have thy recompense. The sacred beast shall unleash its ire. Till then, with this old hag, do what thou wilt, for all the good it'll do thee in the end. Cazzata nera. For what reason dost thou falter, villain? Enact thy sordid work with fullest pride, else tuck away thy veil and leave for good. Loathsome issue of the rotten strumpet. La putrida meretrice. Begone. These lands were ours since times of old. Queste terre sono nostre. Begone.
These lands were ours since times of old. Cioè, sta parlando del crogiolo, allora. Che ci starebbe con il fatto che sono tutti cornificati. Be gone, these lands. Ma se l'ha ucciso? E se l'ha ucciso? Questa è un'altra porta. E se l'ha ucciso? Non c'è loot. C'era solo sto dialogo con lei. Si può uccidere? Well, 'tis no surprise. Thou hast thy choice. Aia. Merda. Oh. Non si può uccidere. Non ha HP. Non si può uccidere. Non c'ha la barra di vita. O sì. No, è morta. Attenzione. A curse upon thee, rotten miscreant. A curse upon the strumpet's progeny. Upon Merica's children. Each and all. Curse of the omen shall strike thee down in the form of the sacred beasts. Ok, quindi la meretrice ovviamente era Marika. Effettivamente è il mondo dei presagi qua. Che odiano. Marika. E... ci maledice e ci sei una bestia dei presagi, forse. Chi lo sa. Ok, un pochino più chiaro la situazione. A questo punto non ci resta che andare sottoterra. A parte che qua ho scoperto che si poteva andare sui tetti, quindi sono oggettini. Altro corno. Olè. Andiamo sotto. Grasso. Va bene, stiamo scherzando. Chiusa chiave. Andiamo avanti. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla boss fight. Sa molto di boss fight, sta arena.
Quanto è boss fight? Da 1 a 10. Vabbè. Allora, non era boss fight. Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Mesmer's flame. Invasione. Cavaliere del fuoco. No. Porca puttana. Naraldo di Mesmer. Eccoci, la prima morte. Si nasce qua. Va bene. Possiamo correre? No, è forse un'idea. Non bello. Pessima idea. Pessima idea. Ceneri del grido di sofferenza. Dio mio, what the fuck? Mi avrà levato più di 1000 con un colpo. Bella arma. È interessante, eh? Fortino. Con calma, non è difficile. Solo che fa tantissimo danno. Questo? Mai fatto. Dai, facciamoci solo vuoto aura, dai. Mangiamoci anche la carne, no? In the embrace of Mesmer's flame. Figlio di puttana. Com'è già finito il buff dell'arma? Ma che problemi hanno? Ma l'hanno nerfata tantissimo sta cosa. Dio mio. Madonna quanto schiva sto stronzo.
Beve pure lui. Non dura un cazzo più sto buff. Ma prima durava tipo un 2 minuti. Porca troia. Bro. Lattina regolata. Ma sì, ma non puoi bere così tanto anche tu. Non vale. Solo io posso bere. Dai. My words, graceless heathen, thou shalt not evade the flame of my sword. Emblema della crociata. Talismano raffigurante una lancia innalzata davanti alle fiamme. Mi ricordo un po' Mog. In ricordo dei caduti della sacra crociata guidata da Mesmer. Aumenta la potenza dell'attacco dopo ogni nemico sconfitto. Ok. I crociati bruciarono e impalarono i corpi di chiunque, considerassero impuro, senza mostrare onore o pietà alcuna. Le grida delle vittime infondevano un nuovo slancio in coloro che erano convinti nella sacralità della campagna. Quindi Mesmer guidava una campagna di purificazione. Sacra fiamma. Cioè, è lui dalla parte dei presagi? Leader dei presagi? Contro Marika e l'Ordine Aureo, qualcosa del genere, può essere. Bisogna vedere quanto dura questo buff. Beh ragazzi, comunque è bello lungo già il video. Io mi fermerei qua con la prima oretta del DLC di Elden Ring. Penso che continuerò a giocare registrando qualcosa. Non so se faccio una serie, vediamo come va. Fatemi sapere in caso. Per adesso devo dire che prestazioni tecniche su PC c'è qualche stutter, pensavo peggio onestamente, però almeno con la mia configurazione non ho avuto troppissimi problemi. Pensavo addirittura più difficile all'inizio, invece è abbastanza compassato tutto sommato, anche se tirano delle stecche notevoli i nemici, quindi assicuratevi di avere un bel po' di vita soprattutto, no? Cioè, in questo momento quanto c'ho io? Ho quasi 2000 HP e delle belle resistenze, quindi siate preparati, usate le cose forti perché servono. Per quanto riguarda la lore, ovviamente per quello che abbiamo visto sembra molto lato presagio e cose di questo tipo, però è tutto da scoprire. Però è evidente, qua ci sono corna fucking ovunque e quindi ok. Non vorrei che ci fosse una boss fight esattamente qua davanti, ma non penso, cioè sarebbe comico staccare il video e poi c'è la boss fight mega pazzesca qua. Però ho i miei dubbi, dato che c'era comunque questo nemico difficile qui adesso. E comunque c'è molto da esplorare ancora, mi sa, eh? Molto da esplorare. Quindi insomma, stacchiamo qua il video, però ce ne sarà sicuramente almeno un altro. Quindi insomma, se vi interessa... qualcos'altro uscirà prossimamente. Stavo scherzando. Vediamo se ci disagrano un secondo. Va bene ragazzi, vi saluto. Fatemi sapere quello che volete sotto nei commenti e ne discutiamo. Questa era la prima ora praticamente del DLC Shadow of the Earth Tree, il mio playthrough iniziale, totalmente blind, non so assolutamente nulla. Ditemi quello che volete sotto nei commenti e ne discutiamo. Soprattutto voglio sapere qualche vostra primissima impressione, anche vostra appunto, sul DLC. Grazie per aver seguito il video, grazie per il supporto sempre, state bene come sempre e alla prossima, ciao ciao.